All'inizio, quando ero molto giovane e passavo da un impiego all'altro, ero abbastanza stupito e abbastanza stupido da mettermi a riprendere i miei compagni di lavoro. Ehi, il capo può arrivare da un momento all'altro e sbatterci tutti fuori, proprio così, non ti rendi conto? Loro mi guardavano appena. Stavo dicendo qualcosa che non volevano entrasse nelle loro menti. Ora nel settore industriale vengono licenziati centinaia e migliaia di lavoratori che rimangono storditi. Ci lavoravo da 35 anni. Non è giusto. Ora non so cosa fare. Gli schiavi non saranno mai pagati abbastanza da essere liberi. Solo ciò che basta per sopravvivere e tornare al lavoro. Io ho potuto vedere e comprendere tutto questo. Perché gli altri no? Mi sono accorto che la panchina del parco o diventare un alcolizzato potessero essere cose altrettanto buone. Perché non arrivarci da solo prima mi ci mettano gli altri? Perché aspettare? Ho sempre scritto con disgusto contro tutto questo. Ed è stato un sollievo riuscire a mantenere lontana la merda dal mio sistema. E ora che sono qui, un cosiddetto scrittore professionista, dopo aver sprecato i miei primi 50 anni di vita, ho scoperto che esistono anche altre cose disgustose dietro il mio sistema. Ricordo una volta, lavorando come addetto agli imballaggi in un'azienda di illuminazione, uno dei colleghi improvvisamente mi disse: «Non sarò mai libero». Uno dei capi che stava passando di lì, si chiamava Morri, si lasciò sfuggire una risata, godendo del fatto che questo tizio fosse intrappolato per tutta la vita. Così ho avuto la fortuna di potermi tirare fuori da quei luoghi. Non importa quanto ci è voluto, ma mi ha dato come una specie di gioia, la stessa di un miracolo.